C'erano tanti amici a quattro zampe alla festa di Sant'Antonio che si è tenuta nel pomeriggio del sabato 20 gennaio in quel di Barbania, tanti cani e anche un bel bincio bianco. Prima la recita del rosario nella cappella di Sant'Antonio Abate, nata da un pilone dedicato al santo, è trasformata in cappella tra la fine del 1300 e l'inizio del 1400, che vanta dunque una storia centenaria giunta sino ai giorni nostri e che nel recente passato, grazie all'offerta dei barbanesi, è stata restaurata e il cui decoro viene costantemente mantenuto dalle priore. Dopo rosario si è proceduto alla benedizione degli animali, seguito dal tradizionale incanto con il quale sono state raccolte le offerte destinate al mantenimento della cappella. Ma non sono mancati i giochi per i bambini con la merenda, nel fresco del gruppo alpini di Barbania con il vin brûlé e il grosso ringraziamento della comunità barbaniese alle priore di Sant'Antonio, Giuliana Bonino con la figlia Francesca, Rita Massocco, Rita del Saron, Onorina Serta e Valeria Regondi.